affaticato dai lunghi viaggi, la vista indebolita, i muscoli stanchi. Le ferite regalatemi dal Signore non gli permettevano più di camminare. Si era compiuto lui ogni mistero. Si fece portare alla porziuncola, volle essere posto sulla nuda terra, coperto di cielo. Si fece cantare il cantico di frate suo e leggere la passione del Vangelo di Giovanni. E da Roma fece venire Madonna Jacopa dei Sette Soli, che per l'ultima volta gli portò i mostaccioli, i suoi dolci presenti, ed il panno grigio col quale lo sepolto. Era il 3 ottobre 1200.